E come abbiamo sentito dal servizio di apertura, si registrano anche i primi due casi in provincia di Messina. In città cresce l'allarme per l'arrivo di una nave da crociera con oltre 2.000 passeggeri a bordo. Due casi positivi al coronavirus in poche ore in provincia di Messina, l'ultimo in ordine di tempo in città all'ospedale Papardo, e un anziano risultato positivo al tampone e che adesso si trova attualmente in isolamento nella propria abitazione. Il primo è stato un vigile del fuoco di Sant'Agata di Militello che ieri pomeriggio è risultato positivo ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Barcellona. Il cinquantenne da giorni si trovava in isolamento volontario disposto dal sindaco di Sant'Agata perché presentava sintomi influenzali. Era rientrato in Sicilia da Roma una settimana fa. I tamponi saranno inviati a Catania per un'ulteriore verifica e successivamente allo Spallanzani. Ma a Messina a preoccupare è l'arrivo della nave da crociera MSC Opera con circa 2.300 persone a bordo, rifiutata da Malta e che quindi ha anticipato l'attracco ad oggi. Il sindaco De Luca, interpellato sull'ipotesi di vietare l'approdo a Messina, ha risposto così. Ovviamente non sono questioni che competono al sindaco, anche se io facessi un'ordinanza in tal senso durerebbe 2 ore, quindi è inutile fare sceneggiate, perché in questa fase non è neanche sicuramente cosa intelligente fare la gara a cosa si sarebbe potuto fare. Città di Messina sicuramente, anche perché non comprendo il senso, le nostre navi da crociera non li fanno ormai entrare da nessuna parte. Noi qui continuiamo in ogni caso ad accettarle. Un approdo quindi confermato, così come ha assicurato anche il presidente dell'autorità portuale di Messina, Mario Mega. Sì, da quello che ci risulta, sì, abbiamo sentito la sanità marittima di Messina. La nave, almeno a ieri, non ci ha posto vincoli o non ha posto vincoli alla nave. Quindi aspettiamo di vedere a ridosso dell'ormeggio se sarà confermata la libera pratica sanitaria o diversamente. Quindi, d'altra parte, dalle notizie che abbiamo a bordo non ci sono. Non esserci problemi di natura sanitaria. Un passeggero austriaco sbarcato dalla nave a Genova il 28 febbraio scorso era risultato positivo al virus. L'imbarcazione quindi è stata ispezionata dalle autorità sanitarie greche 2 volte, prima nel Pireo e poi a Corfù, ed ha ricevuto l'autorizzazione alla navigazione.